Siamo. Aspetta. Ci pensi tu? Bene, allora vado subito al dunque. Io mi occupo di microzonazione sismica per la regione Emilia-Romagna, ma non presenterò, diciamo, uno studio specifico della regione Emilia-Romagna, in quanto diciamo, lavoriamo anche con le altre regioni, il Dipartimento della Protezione Civile a scala nazionale, e quindi presenterò quelli che sono un po' i principi fondamentali della microzonazione sismica che hanno contribuito, che sono anche quelli che hanno un po' ispirato gli indirizzi e criteri nazionali. Quindi adesso vi farò vedere un po' quelli che sono i principi fondamentali per la microzonazione sismica in un'area come quella dell'area test di GeoMol, riproducibili anche in altri contesti. La prima parte per gli addetti ai lavori sarà una ripetizione, quindi andrò via molto veloce. Comunque, nella sostanza, come sapete, molti depositi, alcuni depositi, in particolare i depositi recenti, poco consolidati e alcune forme del territorio, possono modificare il moto sismico nel passaggio dal substrato alla superficie, causando effetti temporanei che cessano al terminare dell'evento, ma in caso di forti terremoti, questi effetti temporanei di modificazione del moto sismico possono causare anche delle instabilità. Tipo rotture del terreno, instabilità di pendii, liquefazioni che provocano delle modifiche permanenti del territorio. Diciamo, l'insieme di questi effetti si chiama, è quello che nella letteratura specifica viene definito come effetti locali, e chiaramente capite come conoscere dove questi effetti possono avvenire è molto importante ai fini della prevenzione e riduzione del rischio sismico, sia per indirizzare le scelte urbanistiche, sia anche per diciamo, aiutare, fornire dei contributi alla progettazione in termini di riduzione della vulnerabilità delle costruzioni. Allora, uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione del rischio sismico a questo punto è chiaramente la microzonazione sismica. Cos'è la microzonazione sismica? È sostanzialmente la suddivisione del territorio in base al comportamento dei terreni in caso di evento sismico e la conseguente cartografia che si può ottenere a seguito degli studi che vengono realizzati. La microzonazione sismica, cosa di particolare importanza, è uno strumento particolarmente efficace se viene applicato fino dalle prime fasi della pianificazione urbanistica e programmazione territoriale. È per questo che la microzonazione sismica è un tema adesso molto discusso e presente in tutti i documenti e gli atti delle regioni a livello di pianificazione urbanistica. In precedenza, diciamo appunto, le regioni chiedono sempre che gli studi, diciamo, gli strumenti urbanistici siano supportati da studi geologici, in particolare studi geologici che affrontino l'argomento della pericolosità sismica, della pericolosità locale ai fini della microzonazione sismica. Di conseguenza impongono che le scelte urbanistiche siano compatibili con la pericolosità sismica locale e commisurati anche a livello di rischio atteso. E questo è un tema comune a tutte le amministrazioni regionali. In questa slide vedete un po' quelli che sono i passi fondamentali in questo caso della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia, e poi anche diciamo, della conferenza delle regioni e del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Allora, la Regione Lombardia ha
formalizzato le prime linee guida per la microzonazione sismica nell'ambito della legge sul territorio nel dicembre del 2005. L'Emilia-Romagna, un pochino l'anno dopo, sostanzialmente alla fine del 2006, ha approvato la delibera di giunta regionale, nel 2007 è stata approvata la delibera di assemblea legislativa che forniva gli indirizzi per la microzonazione sismica ai fini della pianificazione urbanistica. Questi due documenti sono stati di stimolo per accelerare i lavori del gruppo coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale che poi, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, nel novembre del 2008 ha pubblicato gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Quali sono gli aspetti e i principi fondamentali che hanno ispirato la realizzazione di questi indirizzi, di queste linee guida regionali e nazionali? Allora, come dicevo, innanzitutto che fare in modo che questi studi di microzonazione sismica siano utili ed efficaci applicandoli fino dalle prime fasi della pianificazione urbanistica. È procedura condivisa anche a livello internazionale che gli studi di microzonazione sismica siano realizzati a diversi livelli di approfondimento in funzione delle finalità e anche delle condizioni di pericolosità locale. Questi studi convenzionalmente fanno riferimento a un periodo di ritorno di 475 anni, vale a dire a una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, e i soggetti realizzatori sono, e questa è una scelta diciamo politica ben precisa e condivisa, sono le amministrazioni locali, cioè sono quelle amministrazioni che effettuano quotidianamente la programmazione del territorio, quindi sono le amministrazioni comunali e l'unione dei comuni e soprattutto sono i professionisti incaricati dalle amministrazioni di redigere i piani. Vengono date delle linee guida che forniscono delle indicazioni per delle procedure di analisi condivise, speditive, attenzione, non significa non dettagliate, significa che si possono ottenere con costi contenuti e con procedure standard accessibili a tutte. Ma ci tengo a precisare, sono comunque procedure che hanno una validità scientifica ben precisa e gli elaborati di riferimento sono elaborati che comunque sono compatibili con le indicazioni nazionali e internazionali. Altro punto fondamentale è che per ottenere tutto quello che ho detto prima, quindi che la microzonazione sismica sia realizzata in maniera abbastanza diffusa sul territorio, è stata fatta la scelta che la microzonazione sismica sia realizzata nelle aree di interesse urbanistico, vale a dire nelle aree urbane, nei centri consolidati e nelle aree urbanizzabili, rimandando ad altre risorse e ad altri momenti l'estensione a territori, diciamo, quelli che nella pianificazione urbanistica vengono indicati come territori rurali. Questi sono i principi fondamentali. Ho detto che la microzonazione sismica viene realizzata per successivi livelli di approfondimento. Sostanzialmente i livelli di approfondimento sono tre, suddivisibili in due fasi temporali. La prima fase temporale è una fase, diciamo, che si ispira sostanzialmente alle conoscenze geologiche disponibili. Non produce la prima fase che corrisponde al primo livello di approfondimento, non produce ancora una carta di microzonazione sismica, ma produce tutti quegli elementi, tutti quegli elaborati conoscitivi propedeutici per la microzonazione sismica. Quindi questa prima fase praticamente attinge dalle carte geologiche e individua degli scenari, individua gli effetti attesi e produce delle mappe in prospettiva di microzonazione sismica. Fa una microzonazione qualitativa, diciamo, non ancora quantitativa. Di microzonazione sismica si parla quando si parla anche di quantificazione
degli effetti attesi. E quindi è la seconda fase, il secondo livello e il terzo livello, che necessitano di indagini più specifiche, quindi di indagini mirate, di prove mirate ed elaborazioni mirate, che di fatto caratterizzano meglio le zone, ma quantificano anche gli effetti attesi in termini di amplificazione, ma in termini anche di indici di rischio, quindi indici di franosità o indici di liquefazione o in termini anche di cedimenti attesi e così via. In questa slide vedete sostanzialmente una schematizzazione di queste fasi. Vedete, c'è una prima fase che parte dalla cartografia delle aree soggette ad effetti locali e in base a questa cartografia si individuano delle aree dove sono necessari successivi approfondimenti e delle aree dove invece non sono necessari i successivi approfondimenti. Le aree che non sono interessate da depositi e forme che possono determinare effetti locali non richiedono la microzonazione sismica e i successivi livelli di approfondimento. Nelle altre aree invece si accede alla seconda fase e quindi a seconda delle condizioni di pericolosità al secondo o al terzo livello. Nelle aree pianeggianti sostanzialmente come la pianura padana, dove ci sono diciamo una stratigrafia sostanzialmente a strati piano paralleli, dove il modello geologico assimilabile a un modello fisico monodimensionale, è ritenuto sufficiente un approfondimento di secondo livello con modellazioni monodimensionali dell'analisi della risposta sismica locale. Nelle altre aree invece dove ci sono attese delle instabilità oppure dove ci sono delle configurazioni geometriche stratigrafiche più complesse, il secondo livello non è ritenuto sufficiente ed è richiesto un terzo livello che richiede delle indagini, delle analisi, delle procedure più dettagliate, di maggiore approfondimento. In ogni caso l'uscita è in un caso una microzonazione sismica in termini di fattori di amplificazione secondo livello, una microzonazione sismica sempre in termini di fattori di amplificazione o di spettri di risposta e anche quantificazione degli indici di rischio attesi. Come dicevo prima, il primo livello attinge sostanzialmente a delle indagini di tipo geologico, quindi sondaggi, prove penetrometriche, tutto quello che serve a definire il modello geologico, la stratigrafia di sottosuolo, e come vedremo quindi attinge molto anche alla banca dati di Geomol. Il secondo livello invece richiede necessariamente indagini mirate, indagini proprio per la quantificazione dei fattori di amplificazione o degli indici di rischio, quindi analisi di laboratorio o indagini geofisiche e geotecniche mirate. Adesso, chiusa questa parte diciamo dei principi generali, vediamo un'applicazione su un'area di Geomol, chiaramente ovviamente sull'area del terremoto. Qui siamo nella zona al confine tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia. Questa è una mappa geologica molto semplificata che fa vedere quelle che sono diciamo i corpi superficiali presenti. In azzurro sostanzialmente vedete terreni prevalentemente fini, in giallo e in arancio vedete terreni in superficie con una certa percentuale di materiali granulari, grossolani, ma stiamo parlando comunque di sabbie e di sabbie limose. I colori giallo e arancio distinguono quelli che sono i sedimenti sabbiosi di origine appenninica, cioè frutto dell'attività deposizionale dei fiumi appenninici affluenti del Po. In arancione invece sono sostanzialmente i corpi sabbiosi di origine proprio del fiume del Po. Se andiamo a vedere delle sezioni in queste zone, vediamo sostanzialmente una situazione di questo genere. Notate bene che chiaramente, come capite, qui c'è una esagerazione verticale di 12 volte e mezzo. Questa è sostanzialmente la situazione, questa è la struttura di Mirandola e vedete come invece andando verso est la struttura di Mirandola perde di importanza e prevale sostanzialmente come di importanza la struttura di Ferrara, e vedete che nel mezzo c'è anche un'altra struttura intermedia. Comunque questa è sostanzialmente la situazione come vediamo nelle prime centinaia di metri di questo settore di pianura.
I depositi alluvionali recenti, come vedete, hanno degli spessori variabili sostanzialmente da meno di 100 metri in prossimità degli altri, per esempio tra Mirandola e Medolla, in alcuni pozzi che sono stati utilizzati anche per la banca dati Geomol, la base dei depositi alluvionali è a 80 metri dal piano campagna, in altre zone invece è superiore a 300 metri, la base dei depositi alluvionali è superiore a 300 metri di profondità. Che cosa hanno prodotto questi effetti? Se noi andiamo a guardare l'accelerazione di picco osservate in occasione delle dei terremoti di maggio-giugno, vediamo una distribuzione di questo tipo, vediamo che ci sono delle accelerazioni che hanno raggiunto anche accelerazioni, qui si sta parlando in questa mappa di accelerazioni componenti orizzontali, che hanno raggiunto dei valori di 0,3G, il 30% dell'accelerazione di gravità. Rispetto alla mappa di riferimento che fornisce valori di accelerazione attesi su terreno rigido, pianeggiante, di riferimento per tutta Italia, sono state osservate amplificazioni anche doppie rispetto a quelle attese. Quindi la prima conclusione è che in quest'area, rispetto a quello che era atteso, si sono osservate delle forti amplificazioni. In più, come sapete, poi si sono osservate anche effetti di liquefazione, che sono forse diciamo, l'aspetto più eclatante di questo terremoto. In questa mappa vedete con i puntini neri gli effetti di liquefazione rilevati da vari componenti che hanno girato sul territorio, e vedete come questi si concentrano sostanzialmente in corrispondenza dei vecchi canali dei fiumi padani. Quindi sostanzialmente gli effetti principali sono stati amplificazione ed effetti di liquefazione. Cos'è la liquefazione? La liquefazione è la repentina perdita di resistenza al taglio e rigidezza del terreno, e quindi conseguente perdita di capacità portante, che si ha in occasione di forti terremoti, generalmente magnitudo superiori a 5, e qui vi ricordo che ci sono state due scosse, una di magnitudo locale 5,9 e una di magnitudo locale 5,8, in presenza di terreni di sedimenti granulari dai limi sabbiosi alle ghiaie sabbiose poco addensati nei primi 15-20 metri di profondità. Questo è un modello deposizionale della pianura, e vedete come in una pianura padana, in una pianura fluviale ampia come la pianura padana, è comune che a diverse profondità, anche se non direttamente affioranti, ci siano presenti orizzonti sabbiosi. Quindi, ai fini l'elemento principale, l'elemento più importante, il primo passo in questi terreni per la microzonazione sismica è individuare la presenza di questi terreni sabbiosi nei primi 20 metri, e quindi è fondamentale la verifica stratigrafica dei primi 20 metri di sottosuolo. Vi faccio vedere rapidamente un esempio. Questo è una carta geomorfologica di una zona al bordo dell'area di Geomol. È un paleoalveo del fiume Reno. In questa zona ci sono stati numerosi effetti di liquefazione. Qui vedete anche delle sezioni geologiche che fanno vedere sostanzialmente la stratigrafia. Non mi soffermo perché non ce n'è il tempo, ma queste cose sono pubblicate e sono anche disponibili in vari siti web. E sostanzialmente, sulla base di questi dati, secondo i principi che vi ho fatto vedere prima, è possibile ottenere delle cartografie che individuano quelle aree in cui sono attesi effetti di liquefazione. Qui vediamo una prima mappa che è quella disponibile per le aree terremotate nel sito della Regione Emilia-Romagna. Non mi soffermo sui criteri con cui è stata realizzata, ma in base alle prove geotecniche e ai dati di banca dati è possibile realizzare questa cartografia suddividendo il territorio in aree liquefacibili e non liquefacibili. Questa è la stessa mappa realizzata secondo le modalità di elaborazione degli indirizzi e criteri nazionali di microzonazione sismica.
Quindi vedete, utilizzando gli stessi dati è possibile ottenere questa mappa. Come vedete qui sono state mappate 6 zone che hanno differenti effetti locali, differenti risposte in condizioni di terremoto. Capite che un'amministrazione locale che dispone di uno strumento di questo tipo, chiaro che può pianificare può pianificare come meglio si può il territorio. Notate bene che la microzonazione sismica non è uno strumento che pone dei vincoli e che dice in questa zona non si può costruire e si deve andare da un'altra parte. È un elemento caratterizzante, non è escludente. Fornisce delle indicazioni che permettono agli urbanisti, agli ingegneri e ai progettisti di fare interventi del territorio compatibili con la pericolosità locale. Questo è un punto molto importante. Veniamo adesso a un dato abbastanza importante che ci tengo per quanto riguarda l'utilità di GeoMol. Nelle analisi di risposta sismica locale, un elemento critico di cui spesso non abbiamo conoscenza è la profondità del substrato rigido, il famoso bedrock. Ora, se noi andiamo a prendere le sezioni, andiamo a prendere delle indagini geofisiche, per esempio indagini geofisiche di sismica passiva, noi possiamo avere delle informazioni su quelle che sono le profondità degli elementi, delle principali discontinuità che possono produrre effetti in superficie. In questo caso queste indicazioni su queste discontinuità sono state incrociate con la stratigrafia. Sono state realizzate anche in questo caso delle indagini geofisiche che forniscono dei valori di profili delle onde di propagazione delle onde S in profondità, ed è stato individuato, incrociando tutti questi dati, come questa unconformity, la più probabile unconformity responsabile delle principali effetti che si possono avere in superficie. Quindi è questa, incrociata con i dati profondi del modello di GeoMol, è stata individuata come il possibile tetto del substrato rigido che può determinare amplificazioni. Sulla base di questo è stato elaborato un modello geofisico per le analisi di risposta sismica locale. Qui vedete il modello geofisico in termini di stratigrafia di velocità del profilo, del profilo di US. Sono state fatte le analisi di risposta sismica locale e sono stati calcolati gli spettri che forniscono i fattori di amplificazione, e sulla base poi di queste indicazioni è stato calcolato anche l'indice di liquefazione secondo delle procedure che qui adesso non sto a raccontarvi, ma che sono procedure condivise e riconosciute a livello internazionale oramai da oltre 20 anni. Questi calcoli permettono di avere un valore dell'indice di liquefazione, che è un indice di probabilità di accadimento della liquefazione in superficie. Sono stati chiaramente incrociati con i dati a disposizione delle osservazioni dei siti in cui si erano avute liquefazioni, e sono state individuate delle classi di diverso rischio. Sulla base di questa è una classificazione chiaramente già pubblicata a livello internazionale da Sonmez nel 2003, sulla base di questi valori ottenuti da prove geotecniche di tipo standard è stata poi realizzata un'ulteriore mappa che in questo caso quantifica il rischio di liquefazione nelle aree individuate come potenzialmente liquefacibili. E questa è la mappa finale che fa vedere come la stessa area che prima avevamo visto come suddivisa in 6 zone a diversa pericolosità sismica in termini qualitativi, adesso ha dei valori in termini anche quantitativi, in quanto che queste zone sono divise in zone ad elevato rischio di liquefazione, cioè con un indice di liquefazione superiore a 5, moderato indice di liquefazione compreso fra 2 e 5, rischio di liquefazione basso se l'indice di liquefazione è minore di 2, addirittura ci sono delle zone, fortunatamente, dove l'indice di liquefazione non è stato proprio calcolato o ha dato 0 perché non ci sono terreni liquefacibili. Questo è un po' il panorama molto veloce, molto sintetico, ma dei principi fondamentali per la microzonazione in aree come quelle di GeoMol. Quindi questo è un po' un contesto anche replicabile, sono principi replicabili in generale in tutte le parti d'Italia. Lascio adesso la parola alla collega della Regione Lombardia.
Buongiorno a tutti. Dunque, diceva il collega Martelli che i criteri lombardi per l'analisi sismica del territorio e i criteri emiliani sono serviti, diciamo, per mettere a punto gli indirizzi e criteri nazionali per la microzonazione sismica. In Lombardia questi criteri, che sono rimasti gli stessi, noi abbiamo mantenuto, diciamo, obbligatoria l'applicazione dei nostri criteri lombardi, sono in vigore dal 2005. E grazie alla tempistica prevista dalla nostra legge di governo del territorio, adesso in 10 anni tutti i comuni lombardi hanno concluso la redazione del proprio strumento urbanistico, supportato da uno studio geologico che appunto contiene un'analisi sismica del territorio redatta secondo questi criteri. In Lombardia il primo livello che porta alla redazione di una carta che noi chiamiamo carta della pericolosità sismica locale, che è analoga, dovrebbe essere analoga alla MOPS di cui parlava prima Luca Martelli, è obbligatorio per tutti i comuni, anche quelli con una pericolosità sismica di base abbastanza bassa. Nella sostanza i nostri criteri, i criteri nazionali, sono molto simili, però nell'applicazione abbiamo visto, dopo tutta questa esperienza, che stanno portando a risultati abbastanza diversi, e di questo ci siamo resi particolarmente conto a seguito dell'evento nel Mantovano. Ce ne rendiamo conto perché stiamo applicando, grazie ai finanziamenti erogati dal Dipartimento di Protezione Civile a seguito del terremoto dell'Abruzzo, appunto l'applicazione dei criteri nazionali su 200 comuni lombardi che sono quelli caratterizzati da sismicità di base più alte. Quindi su una trentina di comuni adesso possiamo fare il confronto tra studi redatti secondo i criteri regionali e studi redatti secondo i criteri nazionali, e questa per esempio è un esempio di un comune di pianura nel Bresciano. A sinistra abbiamo la carta della pericolosità sismica locale redatta secondo i criteri lombardi, a destra quella redatta secondo i criteri indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Come vedete, i criteri lombardi hanno portato a questa redazione di queste carte, devo dire principalmente nei territori di pianura, diciamo che in sostanza classificano l'intero territorio nello stesso modo. E poi vedremo perché. Sono piccole differenze però che hanno portato a risultati molto diversi. Mentre lo stesso livello di analisi fatto secondo i criteri nazionali porta alla suddivisione di almeno di 4 zone, ciascuna caratterizzata da una diversa stratigrafia, zone classificate come zone stabili suscettibili di amplificazioni locali. Allora, perché questa differenza? Noi chiediamo nei nostri criteri che le zone stabili suscettibili di amplificazione, come sono queste, vengano ricondotte a una classificazione che, adesso non so se si vede bene, è riportata qua a sinistra. Quindi chiediamo di individuare zone di, non leggo neanche io, comunque, zona di fondovalle o di pianura con presenza di depositi alluvionali e o fluvioglaciali e o granulari e o coesivi. Quindi praticamente ci va dentro tutto. Ecco, mentre gli indirizzi e criteri nazionali chiedono di individuare e di caratterizzare appunto ciascuna zona in base a una stratigrafia di riferimento e di rappresentare questa stratigrafia e di dare anche indicazioni su altri parametri, densità relativa, presenza di falda, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le zone instabili, suscettibili di instabilità, per esempio liquefazione, secondo i criteri lombardi queste zone vanno rappresentate, noi chiediamo di rappresentare zone con depositi granulari compressivi saturi, genericamente, anzi fino al 2008 chiedevamo di rappresentare in un'unica zona che potevano dare effetti sia di cedimenti che di instabilità, mentre gli indirizzi e criteri che parlano esplicitamente di aree con terreni sabbiosi, sabbioso-limosi, quello che ha già detto prima anche il collega Martelli, quindi con presenza di falda e impressione entro i primi 15 e poco più metri. Quindi non ho fatto vedere l'ultima carta, questa è un assemblaggio delle carte di pericolosità sismica locale dei comuni
più queste più a destra sono quelle che rientravano nella zona, diciamo, interessata dell'evento 2012, che poi è stata ampliata verso a sinistra. Come vedete, in nero sono i confini comunali. Succede che applicando i nostri criteri, in pratica tutti i territori di quella zona sono stati classificati o come Z4A o come Z2A, ma in sostanza non hanno dato aiuto nella fase, come dicevamo, di scelta della pianificazione, nella fase di indirizzo. Quindi sicuramente abbiamo fatto alcune riflessioni dall'evento del 2012, ma anche da prima. Comunque sono riflessioni che abbiamo in corso, perché gli studi li abbiamo visti realizzare man mano. E allora, l'applicazione sicuramente della metodologia lombarda non ha portato ad analisi di sufficiente dettaglio. E una constatazione che negli studi geologici comunali si dà poca importanza al rilievo geologico e geomorfologico del territorio, questo sicuramente. Vengono utilizzati molto dati preesistenti, ma pochi nuovi rilievi, sicuramente per la scarsità delle risorse che vengono messe a disposizione. E a questo si accompagna il fatto che questa prima fase è esplicitamente da redigersi sulla base di dati esistenti, e per la parte lombarda dati esistenti sulla geologia di superficie, per esempio, sono molto scarsi. Noi la cartografia geologica abbiamo pochissimi fogli, invece per esempio la regione Emilia-Romagna ha completato gran parte del proprio territorio. E in più gli enti pubblici sovraordinati, quindi regione ma anche province, hanno pochi contenuti di questo tipo nei loro strumenti di pianificazione territoriale. Quindi sicuramente riflessioni. Allora, i nostri criteri li dobbiamo rivedere, aggiornare, e in particolare specialmente per le zone di pianura, riallineandoci a quelli che sono i criteri nazionali. E sicuramente sono utili analisi a scala regionale e provinciale, o studi come quello che è stato presentato oggi, perché comunque servono come riferimento e garanzia di omogeneità e anche di continuità, proprio perché le strutture geologiche non si fermano sui confini comunali, come è già stato detto. Poi c'è tanta conoscenza sicuramente, ma poca condivisione. Migliora la condivisione, ma comunque ciascuno magari mette a disposizione i propri dati sui propri siti istituzionali. Bisognerebbe proprio condividerli a un livello ancora superiore, come suggeriva la direttiva Inspire. E poi infine gli studi geologici sono nati come guida alla pianificazione, con finalità di prevenzione sul nuovo principalmente, ma altra cosa che è emersa in particolare dopo l'evento del 2012, ci dobbiamo preoccupare anche dell'esistente, non solo del nuovo. E infine, vabbè, sicuramente in Lombardia abbiamo anche sono state fatte delle scelte, diciamo, che hanno avuto effetto anche su tutto quello che stiamo vedendo. In particolare gli studi geologici comunali e l'analisi sismica, in principal modo, vengono realizzate dai professionisti secondo gli indirizzi lombardi. I professionisti autocertificano di aver rispettato i criteri. Questo è sicuramente vero, però se per esempio non sono disponibili i dati, cioè mancano gli elementi di base per realizzare questi studi, poi il risultato comunque non è di sufficiente dettaglio. Poi un altro problema più che altro organizzativo, però sul quale stiamo riflettendo, che le analisi di primo livello fatte in sede di redazione dello strumento di pianificazione rimandano ad analisi successive che non vengono valutate da nessuno, vengono valutate dai tecnici comunali, che però purtroppo dagli uffici tecnici comunali, che spesso non sono dotati di figure professionali competenti. Quindi diciamo, dall'analisi che abbiamo fatto nell'area del Mantovano e dalla carenza di dati, di informazioni di cui ci siamo resi conto, abbiamo immediatamente avviato
questo diciamo prima, forse quando stava partendo anche il progetto Geomol, comunque abbiamo avviato una ricerca noi come Regione Lombardia in collaborazione con il CNIDPA per la ricognizione dei dati geologici appunto necessari alla valutazione della pericolosità sismica in quest'area. E, nel frattempo, nell'ambito del progetto Geomol, si stavano appunto acquisendo delle conoscenze geologiche e strutturali del sottosuolo che potevano essere integrate utilmente con i dati che stavamo costruendo grazie alla ricerca di cui abbiamo detto. E quindi abbiamo fatto stipulato un accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia, le due province, il CNR, Università di Bologna e anche Università di Modena, eccetera, per la caratterizzazione sismica di questo territorio. Le province di Mantova e Cremona erano particolarmente interessate a portare avanti un lavoro di questo tipo proprio perché volevano integrare i loro strumenti di pianificazione territoriale anche dell'emergenza con contenuti relativi alla pericolosità sismica dell'area. Quindi abbiamo avviato questo studio su questo territorio. In verde sono rappresentati i comuni o già oggetti della prima fase della ricerca partita immediatamente dopo l'evento sismico. In giallo è una prima area di estensione della ricerca e in rosso l'area sulla quale estendere in una fase successiva. Abbiamo seguito in pratica la metodologia degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica facendo prima di tutto una raccolta dei dati esistenti, specialmente presso le province e anche presso molti professionisti che hanno dato la loro disponibilità mettendo proprio a disposizione tutti i dati sia raccolti che realizzati in proprio negli anni di attività. E per questo territorio sono stati raccolti 2.791 indagini, in 800 pozzi per acqua, ma anche tante prove penetrometriche, anche se poi diciamo quelle più utili, CPT e CPTU, sono più 240. Abbiamo acquisito i rilievi geologici e geomorfologici disponibili, come dicevamo non molti, però comunque sufficienti. Parallelamente sono stati ubicati anche appunto gli effetti cosismici rilevati in occasione del terremoto. Abbiamo cercato di caratterizzare questa porzione di territorio in base alla propensione alla liquefazione. In particolare sono state mappate le tessiture superficiali e poi i dati di pozzo sono stati analizzati e rappresentati in modo da evidenziare la presenza nei primi 25 metri delle condizioni che favorivano la liquefazione, quindi uno strato argilloso superficiale sotto le sabbie oppure uno strato sabbioso in presenza di falda. Dopodiché sono stati scelti tre aree pilota rappresentative di tre diverse situazioni geologiche e geomorfologiche sulle quali avviare analisi secondo sempre gli indirizzi e criteri di secondo e di terzo livello. Le tre aree sono appunto quella rappresentate di Quistello, diciamo per area di pertinenza appenninica con prossimità del fiume Secchia, Sabbioneta, area di pertinenza Po, e San Giovanni in Croce invece un'area con depositi di pertinenza alpina. Su queste aree pilota sono iniziate una serie di indagini di maggior dettaglio che sono ancora in corso, perché questa ricerca sarà completata nei prossimi mesi. Quindi che cosa ci proponiamo di fare? Ci proponiamo di arrivare a elaborare una MOPS, quindi una carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, il primo di livello degli indirizzi e criteri, a scala vasta, che possa contenere degli elementi utili per valutare la propensione alla liquefazione di questi territori, che possa essere integrata negli strumenti di pianificazione territoriale dell'emergenza delle province, che a loro volta poi possono utilizzare come riferimento nel momento in cui esaminano gli studi geologici a supporto della pianificazione.
parallelamente stiamo lavorando su altre fronti, quindi sulla verifica e definizione del terremoto di riferimento e sulla ridefinizione degli accelerogrammi di input per il calcolo dell'amplificazione sismica. Quindi dalle esperienze che abbiamo fatto, 10 anni diciamo di redazione degli studi geologici a supporto della pianificazione, esperienza nell'applicazione degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, adesso stiamo lavorando per tradurre questa esperienza per migliorare, perché gli indirizzi ci sono già, però per migliorare gli indirizzi al fine di avere risultati sempre più utili alla prevenzione dei rischi nella pianificazione e alla riduzione e mitigazione del rischio. Quindi stiamo lavorando sull'integrazione e modifica delle nostre linee guida regionali per la prevenzione del rischio nella pianificazione. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie relatore per quest'ultimo intervento. Ora abbiamo ancora un po' di tempo sia per domande dalla platea, che vista l'ora sta cominciando a rarefarsi, sugli interventi a cui avete assistito, sia soprattutto nei nostri intendimenti di discutere un attimo delle prospettive o delle ipotesi di sviluppo futuro di continuazione. Come diceva il mio direttore Bacolo questa mattina, quando i progetti vengono bene c'è sempre la voglia e anche il senso di proseguire in qualche modo. Già con qualche intervento di stamattina abbiamo fatto qualche anticipazione sulle possibilità. Chiedo magari a Chiara D'Ambrogi e a Fabio Molinari se vengono qui, così in rappresentanza dei tre partner. E intanto se c'è qualcuno dal pubblico che ha già qualche domanda, così fresca fresca, come questa mattina, se alzate la mano vi presentate. Beh, allora scaldiamo noi un attimo il tema. Abbiamo detto questa mattina che appunto una delle ipotesi più ovvie è quella di allargare l'area di indirizzo. Ci sono altre regioni, ma anche altre aree delle nostre regioni che meriterebbero sicuramente approfondimenti di questo tipo. Ovviamente avevo già detto, per fare un prodotto di questa qualità c'è comunque bisogno della disponibilità di Eni, che mette a disposizione, come ha fatto adesso, gli ulteriori dati, e questa è la prima cosa. A mio parere poi ci sono altre possibilità, o lavorando sulla stessa area, andando a migliorare, ad arricchire il modello con dei tematismi, degli approfondimenti tematici, che possono essere, abbiamo già visto qualche esempio con gli interventi che abbiamo già iniziato, o altri di nuovi, oppure altre possibilità. Se i colleghi di Ispra vuole dire qualcosa intanto, poi vogliamo sentire anche voi però. Sì, diciamo che stamattina credo di aver in parte espresso quello che potrei ridire ora. Credo che un punto di forza del progetto sia stata la collaborazione, che torna a essere attiva, insomma, diciamo, per noi di Ispra, in particolar modo dopo il progetto di cartografia geologica. La messa a comune delle conoscenze, delle capacità tra le regioni e il Servizio Geologico d'Italia. Nel caso specifico di Geomol c'è stata un'interazione ancora più forte anche con Eni, che ha dato, insomma, una grande disponibilità, e con alcuni enti di ricerca. Credo che questo schema, insomma, sia stato comunque molto positivo, cioè i risultati che si sono ottenuti sono proprio frutto di questa collaborazione. Chiaramente le regioni possono avere un interesse a focalizzare la loro attenzione su alcuni aspetti magari tematici o in alcune aree di particolare interesse. Lo sforzo di Ispra sarà quello di ragionare a una scala, diciamo, transregionale, per poter ampliare un approccio di conoscenza del sottosuolo così integrato come abbiamo fatto a aree via via più vaste. L'auspicio che questa cosa ci possa essere c'è sicuramente, come dicevo anche con alcuni di voi stamattina, è chiaro che ci deve essere uno sforzo comune per la ricerca delle risorse.
Personalmente, cioè, l'esperienza che c'è stata, come diceva Chiara, è sia a livello di, diciamo, a più alto livello, nel senso di ISPRA, che ha messo e abbiamo messo a sistema tutti insieme una, diciamo, una mole di conoscenze e interpretazioni fatte, e secondo me c'è anche proprio la possibilità, visto che comunque ci troviamo in un bacino che è appunto transregionale, sostanzialmente, di poter lavorare a vari livelli anche di approfondimento. Faccio un solo esempio, cioè fino ad oggi, ad esempio, Regione Lombardia aveva fatto il lavoro riserve idriche sotterranee della Regione Lombardia, l'Emilia Romagna idem, ma sostanzialmente questi lavori avevano un minimo, diciamo così, aggancio a livello regionale, un lavoro, una base che secondo me ha messo anche Geomol, è quello di dare proprio un minimo comune denominatore di conoscenze che può essere poi applicato a diverse scale, quindi potrebbe essere applicato a livelli più superficiali per lo studio delle risorse idriche o più profondi, ma la sostanza è che in molte aree, penso, del bacino si possa, anche per ottimizzare costi e benefici di entrambi gli organismi, sia nazionali che anche regionali, proprio lavorare in un'ottica di collaborazione, cioè quindi mettere a sistema competenze diverse, conoscenze e poi questi i mezzi con cui questo si può raggiungere possono essere chiaramente in primis, penso, progetti europei, ma penso anche convenzioni e collaborazioni appunto transregionali, ci possono essere varie possibilità, ecco, per fare questo. Ma quello che fa vedere Geomol è che sostanzialmente questo lavoro in una parte di, e per quelli che erano chiaramente questi obiettivi di un progetto specifico, è comunque stato fatto e è stato portato avanti, e quindi in qualche modo può aver aperto un po' la strada anche per future, diciamo così, collaborazioni e lavori di questo tipo, ecco. Poi non so se c'era Luca che voleva dire qualcosa. Grazie. Io parlo da un po' da Regione Emilia-Romagna, quindi da partner, però diciamo parlo anche da amministratore che vede queste cose, no? Mi metto nei panni comunque di un amministratore che deve gestire il territorio in pianura. Allora, io, ma anche Andrea e la Chiara, siamo cresciuti sostanzialmente con il CARG, facendo cartografia geologica. Poi, quando cartografia geologica realizzata sostanzialmente soprattutto nelle catene, quando poi siamo andati a lavorare nella pubblica amministrazione, ci siamo resi conto che la maggior parte delle attività invece si svolgono in pianura, dove le cartografie geologiche hanno forti limiti. Allora, io vedo in questa area pilota di Geomol, io vedo un metodo soprattutto. La cosa che ho visto stamattina nel questionario che è stato illustrato, c'era una percentuale molto, molto importante di attesa di linee guida. Mi sembra molto importante perché questo che noi abbiamo visto oggi ha fatto vedere un metodo di come si possono armonizzare tutti i dati disponibili sul territorio per creare una banca dati che può avere decine di uscite. Prima e soprattutto quella che noi stiamo cercando di realizzare, però ahimè le risorse non so quando ce lo permetteranno, di realizzare un piano del sottosuolo. Piano del sottosuolo inteso come valutazione delle risorse, della sostenibilità degli sfruttamenti del sottosuolo, della protezione stessa del sottosuolo, qualsiasi cosa si voglia, ma noi abbiamo bisogno di un quadro conoscitivo, in pianura abbiamo bisogno di un quadro conoscitivo del sottosuolo che non si limiti alla parte superficiale, ma che vada ad avere il più possibile un dettaglio che permetta di fare una programmazione delle attività nel sottosuolo a cui sono chiamate oggi le amministrazioni regionali e le amministrazioni centrali. Noi abbiamo visto
Io lavoro in una regione che si trova a dover affrontare il problema della liquefazione nei primi 20 metri di profondità, ma si trova a dover affrontare anche il problema degli stoccaggi della CO2 fino a 2000 metri di profondità, delle possibili relazioni tra gli sfruttamenti e le sorgenti sismogenetiche a 3000-5000 metri di profondità. Noi abbiamo bisogno, prima di aprire bocca per dire qualche cosa, noi abbiamo bisogno di questo tipo di conoscenze. Sarebbe bello davvero che questo diventasse il prossimo progetto di cartografia geologica nazionale. Dove sono le risorse non lo so, però questo sarebbe bello. Lassù, Umberto. E proprio l'intervento di Luca mi fa dire una cosa, a metà strada tra il geologo e il cittadino. La chiosa che avevamo aggiunto alla presentazione, quel grazie a Geomol, non era una captatio benevolentiae, ma è un moto concreto. Da un lato perché io personalmente, che non ho lavorato a Geomol, ci ha lavorato Pier Francesco Burrato, io facendo parte del gruppo di lavoro in cui Pier Francesco lavora e curandomi degli aspetti delle sorgenti composite che come vi dicevo nella presentazione sono un po' il cuore toccato dal lavoro di Pier Francesco, io ho imparato tantissimo. Non conta tanto che abbia imparato io, Umberto Fracassi, tantissimo, ma che il mio piccolo lavoro all'interno di un gruppo che si occupa di curare un database che deve fornire una risposta organica nel suo piccolo al paese, fa tanto. Ora è costato non poco, perché dietro ci sono qualche milionata di euro, molto di più, degli investimenti di Eni in decenni, c'è un finanziamento europeo, ci sono le risorse dei partner, però se il risultato è questo, accidenti, non è poco. E per questo le parole di Luca mi suscitano proprio dire questa cosa, che uno sforzo del genere con una formula simile mi sembra che paghi come concetto di squadra, quello senza dubbio. La delicatezza del fatto che la pianura nasconde tutti i misteri, è un modo carino per dirlo, un modo se volete romantico, molto, molto, molto da geologi vecchio stampo per dirlo, ma proprio il fatto che la pianura nasconda una serie di risorse e rischi allo stesso tempo, da calcolare, da stimare, da saper in qualche modo gestire, è di fondamentale importanza. Qui parla il cittadino e mi piace vedere che le risorse vengano investite in questo modo e sarebbe bello poter spingere in questa direzione. Tutto qui, grazie. Altri interventi? Io sono Enrico Priolo dell'OGS di Trieste. Capito che la domanda è su che risultato viene fornito a un utente. Ho capito che il modello viene consultato attraverso un viewer e la domanda è se i dati di questo modello siano quelli del grigliato oppure le superfici delle interfacce o delle faglie possono essere scaricati in un qualche formato vettoriale, perché questo è importante, se no per una pura consultazione visiva diventa un po' duro poi utilizzare questi dati per i lavori di ricerca o di applicazione che vengono svolti. In particolare, siccome mi pare che oltre alle geometrie delle interfacce e delle faglie abbiate un modello di velocità P, perché lo avete usato per le conversioni in profondità, sarebbe estremamente utile avere il grigliato delle velocità P. E aggiungo anche, però immagino già che la risposta sarà negativa, che sarebbe anche molto importante avere un modello di velocità di onde S e di densità, perché questi sono fondamentali anche per la stima delle amplificazioni, posto che si arrivi in superficie a un dettaglio cui probabilmente non arrivate.
però secondo me andrebbe completato il modello in questa direzione, e soprattutto io mi preoccupo da utente esterno, diciamo generico, al di là che posso avere i contatti direttamente con voi, di come questi risultati siano quantitativi, siano direttamente utilizzabili. Rispondo io. Tocca a me. Allora, come dicevo prima, le mappe sono consultabili, non sono scaricabili. Le mappe possono però essere richieste, chiaramente, quindi diciamo, potete attivare un contatto con noi per richiederle. Per quanto riguarda gli output di Jomol, cioè quelli sono dati che sono stati già elaborati, sono pubblici e non ci sono problemi. Gli altri dati sono ugualmente pubblici, ma richiedono un'interazione diretta con chi li richiede, quindi diciamo, fornire le faglie in tre dimensioni to cur a tutti con un grigliato che decidiamo noi può non servire alla finalità specifica di chi se le scarica, e quindi è più corretto diciamo, interagire direttamente per poter avere il prodotto che serve a colui che lo utilizzerà. Il problema di avere diciamo, un modello che ha una finalità specifica, cioè nasceva per fare una cosa specifica, e poi poterlo scaricare utilizzandolo magari nel modo non necessariamente corretto, diciamo ha un limite, quindi un po' quello che si domandava stamattina, no? Rispetto a delle elaborazioni molto più di dettaglio, l'output che forniamo chiaramente non lo consente, le isobate sono a 500 metri, è il passo che ci è stato consentito da ENI di rendere pubblico, chiaramente qualunque altra elaborazione dedicata, ed è quello che facevo vedere alla fine del mio ultimo intervento, può essere richiesta attraverso appunto una richiesta formale di collaborazione che chiaramente può dare origine a degli output diversi. Per quanto riguarda il modello di velocità e l'eventuale integrazione con altre informazioni, noi abbiamo utilizzato i dati che ENI ci ha dato a disposizione, chiaramente sarebbe un auspicio poter integrare con altro, ma in questo momento non è possibile. Scusa se non sono stata sufficientemente chiara, la risposta è che comunque la disponibilità a fornire quell'informazione diciamo, in un formato adeguato all'elaborazione di cui voi avete bisogno non c'è problema appunto attraverso una diciamo, specifica richiesta. Okay. Sono sempre Bassi, sono un geologo libero professionista, quindi opero come... si diceva un tempo con i medici scalzi o gli assistenti di corsia. E Geomol ha un grande pregio, riapre uno scenario che sembrava definitivamente chiuso su un modello di pericolosità sismica locale, INGV 2003, che si è rivelato all'esperienza completamente inadeguato. Che la pianura padana non fosse soggetta a rischio sismico, lo ribadivano e l'hanno ribadito ancora recentemente ex dirigenti dell'INGV in sedute pubbliche all'Asso Mineraria a Milano, dicendo il modello è perfetto, va bene. Non è vero, perché se a Medolla e nella bassa Modenese il miocene è lì a 200 metri sotto la collina di San Colombano, ce la vediamo lì davanti. Questi modelli basati su calcoli sostanzialmente, anzi non, forse non esclusivamente, ma sostanzialmente probabilistici, che non tengono conto dei dati geologici, quelli che avete analizzato e sviluppato voi, quei modelli lì non funzionano, non vanno bene. E le accelerazioni su cui noi professionisti di base operiamo non sono adeguate al rischio di queste aree qui. Bisogna perlomeno dirlo in modo esplicito e procedere a riformare quel modello, altrimenti non miglioreremo di molto. Geomol va in quella direzione lì. Luca Martelli per una risposta. Alessandro. Ale.
Sono il nuovo hostess, sono un po' in difficoltà. Allora, io non voglio certo difendere il modello di pericolosità sismica degli NGV, anzi io sono uno dei principali critici di quel modello e in vari convegni l'ho sottolineato. Però proprio grazie a questo prodotto stiamo andando in quella direzione. Con OGS c'è un accordo, per esempio, tra Regione Emilia-Romagna, OGS e alcune università del consorzio ReLuis per uno studio che parte proprio da questi modelli geologici per una valutazione di un modello alternativo di pericolosità sismica per la redazione di nuove mappe di rischio. Noi abbiamo presentato i primi risultati di una nuova modellazione sismogenetica per l'Appennino settentrionale a un convegno che si è tenuto a novembre a Bologna, in presenza anche degli autori della mappa di pericolosità sismica dell'INGV. Ne è nata una discussione. L'INGV nel frattempo aveva già avviato un centro, quello che è chiamato centro di pericolosità sismica, in cui già avevano iniziato a rivedere il modello di pericolosità sismica. Proprio recentemente, sto parlando di 2 settimane fa, è arrivato una call dall'INGV che invitava i vari ricercatori a partecipare a un progetto proposte di nuovi modelli per la revisione e l'aggiornamento del modello di pericolosità sismica, e quindi sta partendo. Io che ho presentato insieme a un gruppo interdisciplinare un modello, mi dispiace che prima c'era qui Santulin che adesso appunto è INGV e collabora in questo progetto, adesso non lo vedo più. Comunque abbiamo fatto una proposta di modellazione alternativa, ci siamo proposti in questa call dell'INGV, quindi si sta andando in quella direzione. Si sta andando in quella direzione anche utilizzando proprio i dati delle sorgenti sismogenetiche che vengono fuori da studi di questo genere. Quindi un po' di pazienza, ma le cose si stanno smuovendo, insomma. Ecco, abbiamo ancora tempo per un ultimo intervento, poi dobbiamo chiudere perché una replica, diritto di replica prima. No, brevissimo e senza alcuna volontà polemica. Semplicemente io penso che ci sia bisogno di punti fermi, adesso in senso generale e nello specifico. Avete ben esposto le finalità del progetto e mi sembra bellissimo e apprezzabilissimo, però il punto fermo per me è il modello che voi avete creato, che è un modello interpretato ovviamente, che non è il dato dell'AGIP, quindi bisogna uscire dalla logica del dato criptato tenuto dalle compagnie o altro. Allora il problema è come rendo questo dato, questa informazione fruibile. Renderla fruibile da tutti in maniera semplice significa le superfici non sono altro che dei dati che anche i naschi possono essere scaricate, un grigliato a 500 metri per quanto pesante oggi con le reti moderne si scarica rapidamente, quindi rendere un dato univoco, chiaro, libero significa anche riuscire ad accorgersi di eventuali anomalie successivamente, significa anche educare la collettività a usare il dato correttamente, perché man mano che i dati vengono usati male ci si accorge e ci si autocorregge come sistema. Invece attivare le collaborazioni mi sembra di essere insomma sempre fermi allo stesso punto, faccio delle cose, dichiaro che le faccio in maniera aperta, non è una critica, però in realtà me le tengo per attivare successivi sviluppi che mi tornano convenienti. Infine, il dato libero, o perlomeno questo che voi avete mostrato, può essere usato anche per essere autovalidato, perché ci sono tutti gli studi con le dispersioni delle onde di superficie, studi sulle attenuazioni, e la base questa condivisa per verificare che le cose che dentro ci sono siano effettivamente buone. Forse non mi sono spiegata, non so se sono stata fraintesa, ma
E non è che il dato non sarà pubblico, non è pubblico, non so come dirlo, è semplicemente che in questo momento, allora parlo per ISPRA, che diciamo un ente che rilascia dati che sono in qualche modo certificati, cioè la carta geologica, che è il dato geologico che noi abbiamo prodotto fino ad ora, diciamo continueremo a produrre, è un documento ufficiale dello Stato. Questo per noi è un vincolo. Allora abbiamo un problema di rilascio del dato libero così, che è l'elaborazione prodotta nell'ambito di Geomol, che lo sarà probabilmente, non vi dico domani, questo voglio dire, cioè gli output di Geomol saranno disponibili da subito, cioè a giugno quando verrà pubblicato la chiusura del progetto, e saranno lì a disposizione di tutti. Il resto va sostanzialmente organizzato per poter essere scaricato, come dici tu, o richiesto per poterlo avere, cioè diciamo la mia... il chiedere non vuol dire chiedere e poi dopo abbiamo uno scambio, tu mi dai una cosa io te ne do un'altra, è chiedere, che è una cosa un po' diversa. Il dato è comunque pubblico, quindi diciamo, forse non so se non ero stata sufficientemente chiara. Lo scarico libero in alcuni casi non funziona, perché diamo comunque delle informazioni che hanno una complessità che va spiegata, e non sempre quella complessità può essere spiegata e compresa da tutti. Allora, per un corretto utilizzo di quel dato è opportuno in taluni casi che venga, tra virgolette, filtrato dalla richiesta, semplicemente questo. Puoi non essere d'accordo, però insomma diciamo è un vincolo. La sala ci sta scadendo, non ci crollerà addosso, ma le commesse sono già andate via, i tecnici hanno la loro scadenza, e quindi niente, vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulle anche disponibilità dei dati, della registrazione di questo convegno. Abbiamo le vostre email, quindi vi raggiungeremo, e niente, ci diamo appuntamento alla prossima volta, ovviamente, o alle prossime occasioni di collaborazione anche nell'ambito di... Adesso appunto finito il progetto avremo anche noi tempo e testa di pensare a altri progetti, altri programmi su cui sviluppare queste attività. Grazie a tutti della partecipazione e arrivederci.